Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Quello su cui mi trovo è il mio nuovo salottino, ma la cosa più importante che voglio farvi vedere in questo video è questo, cioè il patio che ho realizzato usando esclusivamente bancali. Voglio farvi vedere passo passo come l'ho realizzato, perché è veramente venuto uno spettacolo. Quindi via col video e ci vediamo dopo. Dunque, ci sono mille modi per smontare un bancale e noi oggi ne andiamo a vedere uno perché secondo me è quello che funziona, diciamo, meglio e più pratico. I bancali in questione sono quelli fuori standard, quindi non gli euro, ma quelli più scamuzzi, quelli con misure strane. Di solito sono sempre 110x110 o 100x100 o 120x120, quindi fuori standard. La maggior parte dei bancali ha i chiodi infilzati da sopra, poi ripiegati a uncino. Quello che andremo a fare è tagliare col flessibile tutte le sporgenze dei chiodi in modo da liberare il chiodo e poi poterlo picchiare fuori in un attimo. Questa secondo me è l'operazione più facile. Quindi adesso prendo il flessibile, vado a fare tutti i tagli e poi pesto fuori le assi. Ok, come possiamo vedere sto dando dei colpi secchi all'asse, in questo modo il chiodo rimane un po' sporgente ed è più facile da rimuovere grazie al martello. Allora, siccome la sicurezza è importante e bisogna stare sempre attenti a non farsi male, vi faccio vedere come usare questo. Praticamente mettiamo caso che noi adesso dobbiamo togliere questi chiodi qui, mentre teniamo il bancale una superficie piana, magari possibilmente tenendolo fermo con un piede, vado a puntare il leverino verso di me in modo da fare più forza, però tengo la gamba destra lontana da questa zona in modo che io qua, se casualmente il martello mi scappa, posso fare così e non mi faccio male alle gambe. Metto le cuffie perché comunque il rumore del ferro che batte sul ferro è abbastanza fastidioso. Posizione di sicurezza e vado. Modo, se per caso mi scappa il martello, non mi faccio male. Bene, ora con l'utilizzo della mia pialla che ho appena comprato vado a rifilare le assi. Se non avete visto il video lo trovate qui in alto nelle schede. Gli do anche una passata a spessore in modo da dargli tutti la stessa altezza. Questo mi faciliterà le cose dopo quando andrò a fissarle. Bene, ovviamente i bancali non hanno tutti la stessa lunghezza, quindi
Adesso andrò a tagliare qualche asse per portarla alla misura che mi serve a me. Bene, in questo caso il mio banco per la troncatrice mi viene molto utile perché, come possiamo vedere, ho realizzato una guida con una T-track, uno stop, in modo da poter impostare la misura una volta sola. Ok, questa è la situazione. Io adesso partirò dall'ombrellone, quindi cercherò di adattare i bancali in modo da avere una superficie il più possibile piana. Che la sparachiodi diciamo che non è che la utilizzo spesso, però a sto giro ho preferito utilizzarla al posto delle viti perché appunto si presta meglio a nascondersi. In più ho messo anche uno spessore di un paio di millimetri di alluminio tra un'asse e l'altra per un risultato estetico migliore, secondo me. A questo punto ho dato due mani di impregnante cerato. Questo impregnante qua si presta molto all'esterno in quanto dà un film protettivo, oltre a dare appunto una colorazione al legno. E io ho scelto un color Douglas perché si intona con altri lavori che ho fatto sempre in giardino. Se vi state chiedendo perché una parte è pitturata e l'altra no, è perché l'ho fatta in più giorni, quindi per non lasciare il legno vivo alle intemperie, l'ho irato due mani di impregnante in modo da proteggerlo. E poi sono andato avanti con le assi, a piallare le assi nei giorni successivi. Bene, diciamo che questa è stata la parte più gravosa, più complicata da fare, perché appunto ho deciso di coprire l'ombrellone, ma c'era lo spessore delle piastrelle che influiva, quindi non potevo usare un bancale e coprirlo semplicemente, ma ho dovuto realizzare degli spessori e ho utilizzato i piedini, quelli quadrati del bancale sempre, e li ho tagliati a misura e poi ho tagliato le assi in modo da ottenere tutto un piano unico. Ok, come possiamo vedere, sono riuscito a coprire la parte dell'ombrellone tagliando i pezzi a misura questa volta e infine ho dato l'ennesima mano di impregnante. Alla fine sono arrivato, penso, a almeno tre mani di impregnante. E come possiamo vedere, ho realizzato tutto il perimetro con delle assi sempre di bancale, ho coperto la parte verticale e in più ho smussato l'angolo perché è quello di ingresso in giardino. Ok, ho diviso i pezzi per lettera, quindi dalla A, B, C, E, G, sono tutti numerati, quindi dovrebbe essere semplice il montaggio, quindi farò uno slow motion e lo montiamo velocemente. Ok, mi viene da ridere a rivedere queste immagini, però la prima mezz'ora è stata abbastanza complicata in quanto le istruzioni indicano dei montaggi diversi, quindi
essendo un divanetto componibile si può montare in più modi, quindi all'inizio è stato un po' complicato capire, però dopo è andato tutto liscio. Diciamo che è consigliabile montarlo in due persone, perché da solo è abbastanza complicato. Però alla fine me la sono cavata in un'oretta, l'ho montato tutto. Bene, il video è terminato, direi che sono molto soddisfatto, molto 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 soddisfatto. È venuto veramente bene, l'ombrellone ci sta da Dio, infatti come abbiamo visto l'ho incassato nella struttura. In descrizione trovate sia il link del salottino se volete acquistarlo, sia dell'ombrellone e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ok, non mi resta che salutare. Vi invito a iscrivervi al canale, a seguirmi sui social come Instagram, commentare e a mettere un bel mi piace ovviamente. Quindi ci vediamo al prossimo video.